siamo all'ultimo intervento. Siamo arrivati un po' lunghi con i tempi, ma gli interventi sono stati molto ricchi e molto interessanti. Abbiamo tenuto per ultimo la voce dei genitori, che riteniamo però fondamentale, e ringraziamo anche per la pazienza che avete avuto fin qui anche il relatore Pier Sante Pruculo, che è rimasto con noi insieme all'assessore provinciale di Rimini, Mary Soldati. Grazie. Buonasera, mi chiamo Pier Sante Pruccoli, sono il presidente di una piccola associazione di genitori di San Leo, in provincia di Rimini. Rappresento un plesso che ha meno di 50 bambini fra scuola materna e scuola primaria. Sono lusingato di essere stato di stimolo all'assessore Bianchi, come ha detto stamattina. Faccio un mestiere che non ha nulla a che vedere con la scuola. Dico questo per sottolineare la difficoltà dei genitori nel portare il proprio contributo alla comunità. Nella vita scolastica la legge ci dà ampie facoltà, addirittura la presidenza dei consigli d'istituto, ma tutti conoscono la scarsa incidenza dei genitori nelle decisioni. La recente polemica del ministro Gelmini sui contributi volontari ne dà la misura. Ha accusato i presidi di chiedere contributi ai genitori, quando in realtà la richiesta è stabilita da una delibera del Consiglio d'Istituto di cui un genitore ne è presidente, ma nessun preside ne ha rigettato la paternità. La Regione Emilia-Romagna stanzia ogni anno milioni di euro per la scuola, ma i genitori, oltre a non partecipare all'iter di definizione e di assegnazione, non sono nemmeno a conoscenza di come sono stati spesi. In verità, noi, grazie alla saggezza del nostro assessore provinciale Mary Soldati, partecipiamo come osservatori alla conferenza provinciale di coordinamento, quindi siamo a conoscenza dei modi e dei metodi di assegnazione dei fondi stanziati. Sarebbe bene che la nostra regione istituzionalizzasse la presenza dei genitori negli organi decisionali. Il punto di vista del cliente è importante per qualunque fornitore di servizi. Non posso comunque esimermi dal complimentarmi con la Regione e la Provincia per la trasparenza. Voglio anche ringraziare l'assessore Bianchi per l'opportunità di esternare il pensiero dell'Associazione Genitori ad un'assemblea così vasta e qualificata. Ne approfitto per sottolineare l'importanza dei genitori non solo per la responsabilità, ma anche per esperienza e vocazione hanno competenze educative. E la loro dignità di educatori deve essere riconosciuta dagli esperti e dai professionisti. Diceva questa mattina il dottor Versari che dopo le rivendicazioni bisogna governare i numeri che abbiamo. Bene, facciamolo anche insieme ai genitori e agli studenti. La realtà delle piccole scuole e scuole di montagna è un fardello di problematiche più grandi di loro, ma con un grande patrimonio umano, sociale e di convivenza e di integrazione di rara qualità, che rende queste piccole e grandi scuole degli straordinari ed insostituibili presidi sociali per le comunità ove esse sono immerse, oltre a essere un valore da esportare. Non confondiamo però il dito con la luna. La vera sfida non è quella di mantenere ogni scuolina su ogni piccolo cuccuzzolo per placare le ire del comitato o del politico di turno, ma pensare che avere in montagna una scuola innovativa e di qualità sia e debba essere possibile. Per fare ciò occorre ragionare di più sui bisogni e di meno sui numeri. Per fare ciò occorre ragionare di più sui costi che sui prezzi. Per una piccola scuola di montagna è determinato o determinabile il prezzo del suo mantenimento, ma è indefinito e comunque molto pesante il costo a carico di quella comunità nel caso della sua chiusura. Bisogna considerare che l'esistenza di una scuola elementare è una delle ragioni che mantengono una comunità legata al territorio montano. Se si rinvia l'idea che con il mezzo di trasporto si possono comunque raggiungere i servizi, la scuola, la posta, l'ospedale, i negozi, diventa naturale domandarsi a qual pro mantenere le abitazioni lontane dai centri di bassa valle. È indubbio che un plesso di piccole dimensioni tende ad isolare sia i docenti che gli alunni. Senza l'innovazione tecnologica che offre opportunità, si rischia l'isolamento. In assenza di una scuola di qualità, le famiglie tendono a portare i bambini nelle scuole di bassa valle, diminuendo ancora il numero dei bambini nelle scuole montane, che fruiranno di servizi ancora più scadenti, in un circolo vizioso infernale.
La montagna ha invece un bisogno vitale di rafforzare i presidi abitativi esistenti. Avevo scritto nel mio intervento questa domanda. Le nostre istituzioni vogliono mantenere i presidi abitativi in montagna? Poi, guardando le istituzioni che sono qui presenti, ho cancellato la domanda. Dopo aver ascoltato il sindaco di Tredozio, mi chiedo, chi ha la responsabilità della disgregazione? O meglio, chi è che può fare qualcosa? Chi vive in montagna ha un'identità forte, legata al territorio. L'identità di una comunità si forma a scuola. Se vogliamo mantenere i paesi in montagna, non possiamo distruggere la loro identità. La sensibilità verso la natura, verso la terra, è diversa da chi vive in pianura. La montagna è una cultura. Se proprio dobbiamo aggregare le scuole, facciamolo fra plessi di montagna. Nei piccoli paesi di montagna esistono realtà scolastiche che vanno difese anche per piccoli numeri, a patto che l'organico consenta di avere a disposizione un numero di docenti adeguato, ricorrendo alle pluriclassi solo nei casi limitati. Noi riteniamo che la pluriclasse non sia di per sé un elemento negativo, anzi, in certi casi può consentire un insegnamento altrettanto valido, se non migliore, anche per la possibilità di costituire classi aperte con opportuni gruppi di livello, come sarebbe auspicabile anche nelle scuole normali. Occorrono dunque docenti motivati e possibilmente con una preparazione adeguata. Ma se queste condizioni non sussistono, bisogna consentire la formazione di classi anche con piccoli numeri, ripristinando il limite di 13 per sdoppiare le classi e quindi evitare la moltiplicazione delle pluriclassi. Conseguenze altrettanto pesanti si avrebbero se fosse assegnato ai paesi sottodimensionati un numero di docenti tale da non consentire una flessibilità tra i gruppi di alunni di diverse età. Un numero di docenti tale, cioè, che le pluriclasse si sdoppino per un certo numero di ore settimanali. Un momento delicato è quello dell'assegnazione dei docenti ai plessi. Questa operazione, come noto, spetta al dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e tenendo conto delle proposte del Collegio Docenti. Una fatica improba per i dirigenti scolastici, i quali devono tener conto delle esigenze dei vari plessi, tra i quali a volte si scatenano veri e propri conflitti. La lotta diventa sempre più dura quanto più l'organico è limitato. Di fronte a un'ipotesi del genere, si propone che la Regione destini risorse aggiuntive e specifiche alle piccole scuole di montagna, proprio per superare le situazioni di sofferenza più evidenti, sottraendo così ai dirigenti scolastici l'onere di decisioni impopolari. Sarebbe interessante che anche i progetti didattici che apparentemente hanno poco a che fare con la montagna vengano legati alla situazione orografica e strutturale. Così il progetto per insegnare l'italiano a un bimbo extracomunitario o la presenza di un insegnante di sostegno per un diversamente abile possono diventare occasione di sdoppiamento di una pluriclasse o di lezioni alternative, così come in situazioni in cui i bambini hanno molte possibilità di fare movimento, sarebbe più opportuno un corso di scacchi piuttosto che un progetto di motoria. È importante non solo la sopravvivenza del plesso sottodimensionato, ma anche l'assegnazione di un adeguato numero di docenti ai plessi. Un passo ulteriore potrebbe essere un coordinamento di tutti i paesi della valle, perché se chiude la scuola di San Leo, i nostri bambini dovranno andare a creare problemi ad altre scuole. Un coordinamento che non guardi solo ai problemi didattici, ma a tutto ciò che è connesso alla scuola: trasporti, reti telematiche, impianti sportivi, tempo libero dei bambini. Due bambini che vanno in un'altra scuola per comodità dei trasporti possono significare per noi una pluriclasse in più. Per chi vive in città è difficile pensare a queste cose e solo un genitore può capire che cosa significa fare 15 chilometri per portare un bambino a calcio. La montagna, tuttavia, non può limitarsi a difendere semplicemente l'esistente, ma può creare autonomamente le condizioni per superare l'handicap dei piccoli numeri, attraverso dei progetti innovativi. Naturalmente, questo processo di innovazione non è automatico. Esistono soluzioni organizzative e didattiche che possono garantire la qualità dell'istruzione anche laddove esistono le pluriclassi. Nel DPR 275 del 99, regolamento dell'autonomia, all'articolo 4 si parla
di articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso. È a parer nostro estremamente importante. Si tratta delle cosiddette classi aperte, che stentano ad affermarsi, ma che altrove in Europa sono già presenti anche nelle grandi scuole. Si tratta di soluzioni magari dettate dalla necessità, ma che contengono un tasso di innovazione notevole sul piano didattico. Le piccole scuole di montagna possono adottare soluzioni flessibili non solo tra classi diverse, ma anche tra plessi vicini, prevedendo accorpamenti di classi per un certo numero di ore settimanali e alleviando così i disagi dei trasferimenti. Un'ulteriore soluzione è la teledidattica, di cui abbiamo interessanti esempi. Le nuove tecnologie adeguatamente supportate da attrezzature telematiche sono una nuova modalità di insegnamento in grado di coniugare la qualità dell'insegnamento ed esigenze sociali, specie nelle realtà decentrate. La superstrada di Lepida a cui collegare le vie comunali, come ha detto l'assessore Bianchi, sarà sicuramente di grande aiuto. Aggregare i plessi scolastici montani è molto complicato, ma a volte può essere possibile se si abbandonano strumentali campanilismi senza trascurare l'orografia del territorio, che impone la fornitura di buoni servizi per contenere i disagi ai bambini, soprattutto di quelli più piccoli, sapendo che la scuola è prima di tutto dei bambini. Il legislatore regionale dovrebbe cogliere, stimolare ed incentivare le eventuali proposte che provengono dalle comunità locali e che generano politiche scolastiche organiche per il territorio. Il nostro paese è pieno di piccole e piccolissime comunità, insediate per lo più in montagna. Sono piene di storia, bellezza, tradizioni, sapori, profumi, dialetti che danno identità al nostro paese. La qualità del sistema paese è il prodotto di tante vocazioni territoriali, geografiche e sociali che si esprimono nelle piccole comunità attraverso microarticolazioni e nei centri urbani attraverso dinamiche di complessità proporzionale. Le tradizioni, i modi di essere, di fare, i rapporti umani, l'ambiente, il territorio, i servizi. La scuola è il catalizzatore di tutte queste vocazioni. Perdere una scuola in montagna vuol dire impoverire nel tempo il valore multiculturale del paese, che non può contare più sul contributo di quella realtà, che difficilmente avrà altre occasioni per rendersi disponibile. Senza lo sviluppo del linguaggio digitale nelle scuole montane, il rischio è che il problema del digital divide tecnologico e generazionale non si sovrapponga anche a un possibile digital divide territoriale. Ancora una volta voglio riprendere le parole di Bianchi. Facciamo della scuola di montagna un grande laboratorio per l'uso degli strumenti tecnologici. Concludo con l'auspicio di poter dare il nostro contributo al flusso di informazioni propedeutiche al cantiere della legge regionale sulla scuola, che si può riassumere nei seguenti punti. Le scuole di montagna vengano riconosciute come fondamentali presidi sociali del territorio. La montagna deve continuare ad avere le scuole per contribuire all'offerta multiculturale e multiterritoriale del nostro Paese. Dovranno essere previsti incentivi alle comunità che si rendono disponibili ad aggregare plessi scolastici, anche oltre i confini provinciali e regionali. Dove sia necessario avere le pluriclassi, la Regione mette a disposizione risorse aggiuntive per permettere lo sdoppiamento per alcune ore settimanali, proporzionalmente al numero degli alunni e delle classi accorpate. Fornire alle scuole di montagna attrezzature tecnologiche per permettere la teledidattica e il collegamento multimediale con altri plessi. Incentivare le classi aperte con plessi vicini per alleviare i disagi dello spostamento. Vengano rimossi i limiti minimi degli alunni nei plessi dove, per determinazione di regione, provincia e comune, non vi sia alternativa all'aggregazione ad altro plesso, per la particolare ubicazione e conformazione territoriale di quella scuola. Vengano mantenuti molto bassi i limiti numerici per sdoppiare la classe. Vengano creati osservatori scolastici territoriali di area. I trasporti devono essere efficienti per affievolire i disagi ai bambini, tenuto conto che la maggior parte di essi vive in case sparse e l'inverno è lungo con neve o ghiaccio. Vi ringrazio a tutti dell'attenzione, con l'invito condiviso dal mio sindaco a un prossimo incontro a San Leo. Prego, dammi la parola.
Ringrazio in realtà prima di tutto Piersante Pruccoli perché riteniamo che la collaborazione dei genitori penso sia fondamentale, anche se forse le esperienze che avete voi con questa associazione non sono così diffuse in tutti i territori, quindi penso, che sia, spero che sia di buon auspicio.